Carissimi, bentornati a questo ciclo di divulgazione del dono della Divina Volontà. Continuiamo la nostra lettura del volume 12, in particolare oggi leggeremo gennaio 4, 1919. Il titolo del brano è Effetti delle pene sofferte nella Divina Volontà. Trovandosi nella Divina Volontà, armonizzano in cielo, chiedendo con gli angeli e i santi anime alla Trinità Santissima. Continuando il mio solito stato, comincia Luisa, stavo tutta afflitta per la privazione del mio dolce Gesù. Cercavo però di starmi unita con lui, facendo le ore della passione. Ecco, questo è un buon modo per fare le ore della passione. Infatti Gesù dice, quando si fanno le ore della passione, se l'anima è unita con me nella mia volontà, allora io per ogni parola darò un'anima. E questa è proprio la predisposizione con la quale Luisa faceva le ore della passione. E allora era proprio quella di Gesù sulla croce, quando al meglio l'ho sentito nel mio interno, che giungendo le mani con voce articolata ha detto, scusate, Padre mio, accetta il sacrificio di questa mia figlia, il dolore che sente della mia privazione. Non vedi come soffre? Il dolore la rende come senza vita, priva di me, tanto che sebbene nascosto sono costretto a soffrirlo insieme per darle forza. Altrimenti soccomberebbe. Deo Padre, accettalo unito al dolore che sentì sulla croce. Quando fui abbandonato anche da te, e concedi che la privazione che sente di me sia luce, conoscenza, vita divina nelle altre anime. È tutto ciò che impetra io col mio abbandono. Ecco il segreto per vivere qualunque nostra pena, qualunque sofferenza nella divina volontà. Andare sempre a rintracciare qualcosa nella vita di Gesù alla quale noi possiamo unire il nostro atto affinché lui possa attualizzare l'atto che è già vissuto 2000 anni fa e quindi la nostra pena diventa vita divina nella misura in cui permette a Gesù di ripetere una parte della sua vita nella nostra esperienza momentanea, nella nostra sofferenza, nel nostro dolore, ma così anche in tutti gli altri atti, affinché questa vita divina che si alimenta di questi atti possa crescere sempre più, fino a raggiungere pieno compimento, cioè quando tutta la vita di Gesù è stata riattualizzata nella nostra esistenza, nella nostra vita. Il che non vuol dire che dobbiamo vivere esattamente nella forma esterna tutto ciò che Gesù ha vissuto, ma è importante che lo facciamo negli stati d'animo, che lui abbia la libertà di ripetere in noi gli stati d'animo che ha vissuto nella sua vita, nella sua dolorosa passione. Detto ciò, si è nascosto di nuovo. Io mi sentivo come impietrito dal dolore e sebbene piangendo ho detto, vita mia Gesù, ah sì, dammi le anime. Ecco la cosa che Gesù conta di più. Nel 30° volume Gesù ci chiede esplicitamente in un brano, chi si occupa delle vite che escono da me? Ecco, Gesù vuole le anime. Gesù vuole che anche noi, come figli del Padre, ci occupiamo di ciò che per il Padre è importante. Tutto ciò che esiste si può distruggere e rifare, dice Gesù, ma le anime no. Le anime, una volta che le ho perse, le perdo per sempre. Quindi il suo dolore più grande è proprio questo. E allora noi che ci occupiamo delle cose del Padre, dobbiamo cercare di rintracciare tutte queste anime, di supplire per queste anime, per fare in modo che non intervenga la giustizia su questa umanità, ma la misericordia, abbondando di grazia, aspetti il momento in cui ciascuno si apra alla divina volontà. Ed il vincolo più forte che ti costringa a darmele sia la pena straziante della tua privazione. E questa pena corra nella tua volontà affinché tutti sentano il tocco della mia pena e il mio grido incessante e si arrendano. Ecco, tutto ciò che ci succede nella nostra giornata, nella nostra vita, deve essere un pretesto sempre per entrare nella divina volontà. E dobbiamo vivere tutto sempre con quello scopo unico e triplice che Gesù ci insegna, no? Qual è lo scopo per cui viviamo tutto, anche le nostre sofferenze? Per la gloria di Dio, per l'avvento del regno e per la salvezza delle anime. Se faremo tutti i nostri atti con questo scopo, la vita divina scorrerà a noi in ogni atto che facciamo, perché non viviamo per uno scopo personale, non rintracciamo i nostri interessi, ciò che noi vogliamo, ma ciò invece che vuole Dio. Cambiando lo scopo si cambia anche la natura dell'atto.
perché nessuno fa qualcosa se non ha uno scopo per farla. Quando entra lo scopo di Dio, è chiaro che Dio può prendere possesso dell'atto e quindi svolgerlo in pienezza della sua volontà. Onde verso sera il benedetto Gesù è venuto appena e ha soggiunto: figlia, rifugio mio, che dolce armonia faceva la tua pena oggi nella mia volontà. Ed è per questo che vale la pena vivere le nostre pene nella divina volontà, perché Gesù dice questo, ripete anche a noi le stesse parole che ha detto a Luisa: la mia volontà è in cielo e la tua pena, trovandosi nella mia volontà, armonizzava in cielo e col suo grido chiedeva alla Trinità sacrosanta anime. Vedete come gli atti fatti della divina volontà vanno proprio nel centro, potremmo dire nel cuore della Santissima Trinità, perché proprio la divina volontà e il divino amore, quell'atto unico, quel Dio unico diviso nelle tre persone. E quindi è proprio nel centro della Santissima Trinità che gli atti giungono. E la mia volontà, scorrendo in tutti gli angeli e santi, la tua pena chiedeva a loro anime, tanto che tutti sono rimasti colpiti dalla tua armonia. Ed insieme con la tua pena tutti hanno gridato insieme alla mia maestà: anime, anime. Ecco, nella divina volontà tutti gli atti si ripetono come una eco e tutti partecipano di questa ripetizione. Quindi anche se diciamo vieni divina volontà a parlare in noi, la parola che esce dalla nostra labbra è la parola divina, è la stessa parola che la Santissima Trinità, che la Mamma Celeste, che gli angeli e i santi ripetono insieme con noi, perché partecipano di quell'atto unico, quell'atto divino che viene proprio a prendere vita nell'atto nostro. La mia volontà scorreva in tutte le creature, questo per diritto di creazione, anche in coloro che non la conoscono, perché tutto possiamo fare se Dio ci concede l'atto, anche a coloro che non lo sanno. E la tua pena così ha toccato tutti i cuori e gridato a tutti: salvatevi, salvatevi. Questa mia volontà si accentrava in te e come fulgido sole si metteva a guardia di tutti per convertirli. Ecco la potenza degli atti. Che cosa possiamo fare per convertire questo mondo? Quale grande atto, quale incontri, quale, non so, quale meeting per trovare la pace? Dice Gesù: facendo gli atti della mia volontà, tutti subiscono, ricevono una grazia maggiore atta a convertirla, a predisporli. Quindi il modo migliore per cambiare la faccia di questo pianeta, la faccia di questa umanità, il modo di vivere che purtroppo abbiamo oggi, disgiunto da quello divino, è proprio quello di cercare di fare quanti più atti e giri nella divina volontà è possibile, perché questo dà grazia di conversione verso tutti, anche verso coloro che non conoscono ancora questo dono. Lo stesso è capitato a noi, quando non conoscevamo, eppure qualcuno, prima o dopo di noi, ha fatto proprio quell'atto, o quel giro, quella fusione, che ci ha raggiunto. È il momento in cui ci siamo aperti a Dio, questo atto è entrato e ci ha fatto conoscere la divina volontà e cominciato la nostra conversione. Vedi che gran bene ci chiede Gesù. Eppure chi si studia di conoscere il valore, il prezzo incalcolabile del mio volere? Ecco il richiamo dolce di Gesù, l'invito dolce di Gesù. Chi si studia di conoscere il valore del mio volere? E questo è l'invito che fa anche a noi ed è il motivo anche per cui noi continuiamo con il brano del gennaio 27, 1919. Il titolo è Le tre ferite mortali del cuore di Gesù. Comincia Luisa. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù nel venire mi faceva vedere il suo adorabile cuore, tutto pieno di ferite, che scaturivano fiumi di sangue, e tutto dolente mi ha detto: figlia mia, tra tante ferite che contiene il mio cuore, vi sono tre ferite che mi danno pene mortali, e tale acerbità di dolore da sorpassare tutte le altre ferite insieme. E queste sono: la prima, le pene delle mie anime amanti. Quando vengo che un'anima, tutta mia, soffre per causa mia, torturata, conculcata, pronta a soffrire anche la morte più dolorosa per me, io sento le sue pene come se fossero mie, e forse ancor di più. Ecco la fusione che avviene tra le anime e Dio, tra le anime e Gesù. A tal punto che dice Gesù: io sento le sue pene come fossero mie. E quindi vivendo le nostre stesse pene, da noi anche gli effetti, da quell'atto gli effetti delle pene sofferte da un Dio.
e mentre soffre quelle pene insieme con noi, non smette di fare tutto ciò che la divina volontà fa. Capite quanto è grande, quanto sono grandi gli effetti degli atti divini? Come operare umanamente rimane molto indietro, infinitamente indietro rispetto all'operare divino. All'amore sa aprire squarci più profondi, tanto da non far sentire le altre pene. In questa prima ferita entra per prima la mia cara mamma. Oh, come il suo cuore trafitto per causa delle mie pene traboccava nel mio e ne sentivo al vivo tutte le sue trafitture. Ecco, fra la mamma e Gesù non c'è stata mai separazione. Se c'era una separazione fisica dovuta alla distanza e al fatto che non potesse vedere il figlio starci vicino, a livello spirituale questo non è mai avvenuto. La mamma ha vissuto tutto ciò che ha vissuto il figlio e il figlio ha sentito tutto ciò che la mamma ha vissuto. E nel vederla morente e non morire per causa della mia morte, io sentivo nel mio lo strazio, la crudeltà del suo martirio. E sentivo le pene della mia morte che sentivo il cuore della mia cara mamma. E il mio cuore ne moriva insieme. Ecco, questo capita, è capitato sicuramente con la Madonna, che è stata la più perfetta, con lei che più perfettamente ha vissuto la divina volontà. Ma questo capita con tutte le anime che vivono il divino volere. Ciò che dell'anima è di Dio, ciò che di Dio è dell'anima. Per cui fanno gli stessi atti, agiscono allo stesso modo, vivono, sentono le stesse sofferenze, le stesse gioie, qualunque sia l'atto che si dispongono a fare insieme. Sicché tutte le mie pene, unite insieme innanzi alle pene della mia mamma, sorpassavano tutto. Ecco, non c'è stata sofferenza più grande di quella del Dio incarnato e della sua mamma nel vivere la dolorosa passione di Gesù Cristo. Era giusto che la mia celeste mamma avesse il primo posto nel mio cuore, dice Gesù, tanto nel dolore quanto nell'amore, perché ogni pena sofferta per amor mio. Ecco quello che chiede anche a noi, ogni pena sofferta per amor mio, aprivano mari di grazia e di amore che si riversavano nel suo cuore trafitto. Più stiamo nell'ambiente divino, più acquisiamo gli attributi di Dio per quanto è creatura è possibile, per il solo fatto di stare nella divina volontà, tanto più nell'operare nella divina volontà. Ogni atto, e dice Gesù in un altro brano, è un'iride della luce che io do all'anima, è un colore diverso, è una sfumatura diversa, è una nuova grazia, una nuova possibilità dell'anima di vivere sempre più e sempre meglio nella divina volontà, come un circolo virtuoso. Il primo atto chiama il secondo e lo alimenta, il primo e il secondo chiamano il terzo, lo alimentano e lo sostengono, e così sempre più. E così la vita della divina volontà diventa sempre più facile, sempre più comprensibile, sempre più semplice. In questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia, ecco, lo dice qui. Quindi tutti, chiunque vuole vivere le proprie sofferenze nella divina volontà, ora può farlo, la porta è aperta, il terzo fiat è stato pronunciato. È per solo amore. Quindi perché vivere, come vivere queste pene? Per causa sua è per solo amore. In questa entri tu. E quantunque tutti mi offendessero e non mi amassero, come succede praticamente oggi, molto più di prima, io trovo in te l'amore che può supplirmi per tutti. Ecco che l'anima divina volontà prende l'interesse del Padre e fa tutto ciò che le creature sono in dovere di fare e non fanno, supplendole per tutte, affinché sulla terra non scenda giustizia, come è giusto che sia, rifiutando l'amore, ma invece ci sia qualcuno che, supplendo tutti quanti, apra le porte della misericordia. E perciò quando le creature mi cacciano, mi costringono a farmi fuggire da loro, ovviamente si riferisce al peccato, io lesto lesto vengo a rifugiarmi in te, come è mio nascondiglio. E trovando il mio amore, non il loro, e penante solo per me, dico, non mi pento di aver creato cielo e terra e di aver tanto sofferto. Ecco che le anime che vivono nella divina volontà sono il sorriso di Gesù. Solo per loro Gesù avrebbe vissuto tutta la sua dolorosa passione, perché in loro trova compiuto lo scopo per il quale ha creato le creature, per il quale è redente e quindi le può finalmente santificare. Un'anima che mi ama e che pena per me è tutto il mio contento, la mia felicità, il mio compenso di tutto ciò che ho fatto, e mettendo come da parte tutto il resto, mi delizio e scherzo con lei.
Però questa ferita d'amore del mio cuore, mentre la più dolorosa sorpassare tutto, contiene due effetti nel medesimo tempo. Mi dà intenso dolore e somma gioia. Ecco, questo è un segreto che Gesù ci rivela della divina volontà. Amarezza indicibile e dolcezza indescrivibile. Morte dolorosa e vita gloriosa. Questa è la vita della divina volontà. E Gesù si riferisce a questo che sta dicendo adesso, anche in un altro brano, quando giustamente Luisa dice, ma guardando la vita tua e della mamma, non sembra che abbia vissuto nella gioia e nella felicità, anzi, Gesù prima spiega che la sofferenza che lui e la mamma hanno portato con sé era una sofferenza di ufficio, cioè era la missione che si erano dati, che Gesù si era dato per redimere il mondo. Quindi erano tutte sofferenze volontarie in Gesù, in nulla fu costretto. Mentre poi dice, è vero che esternamente si vedeva tutta la mia dolorosa passione, ma internamente la divina volontà non smetteva di concederci le sue gioie e le sue felicità, come due binari del treno che sono paralleli e non si incontrano mai. La divina volontà, con la sua gioia e felicità, con la sua presenza, non fu mai sopraffatta dalle pene che Gesù viveva. È quello che dice qui, no? Mi dà intenso dolore e somma gioia. Quindi contemporaneamente l'anima vede dentro di sé effettivamente il dolore che oggettivamente sta vivendo, ma vede anche una somma gioia. Sente un'amarezza indicibile, ma sente anche una dolcezza indescrivibile. Sente come la morte della sua volontà, ma sente anche la vita della divina volontà. Sono gli eccessi del mio amore, dice Gesù, inconcepibili a mente creata. E difatti, quanti contenti non trovava il mio cuore nei dolori della mia trafitta mamma? Questo è il segreto. Che la croce, vissuta nella divina volontà, diventa croce di luce. E come la croce di legno, magari anche infangata dai nostri peccati, diventa insopportabile per la creatura, per noi stessi da portare, così diventa leggera, soave, dolce la croce della divina volontà. Perché essendo croce di luce, perde tutta la materialità che possiede la croce di legno. La seconda ferita mortale, dice Gesù, del mio cuore è l'ingratitudine. La creatura con l'ingratitudine chiude il mio cuore, anzi lei stessa vi mena la chiave a doppia girata e il mio cuore ne gonfia perché vuol versare grazia, amore, e non può perché la creatura me l'ha chiuso e vi ha messo il suggello con l'ingratitudine ed io vo' in delirio, smanio senza speranza che questa ferita mi sia rimarginata perché la ingratitudine me la va sempre inasprendo, dandomi pene mortali. E non pensate all'ingratitudine sempre che gli altri sono ingrati. Siamo noi ingrati. Quando al mattino ci svegliamo, il nostro primo pensiero è cosa fare della nostra giornata, ma non vuole a Dio. Non vuole ringraziare che ancora oggi ci ha messo davanti una terra, un cielo, un mare, un sole, una vita fatta di miliardi di vite. Chi ringrazia, chi benedice, chi adora, chi ripara. Ecco che l'ingratitudine non è qualcosa che capita solo agli altri, capita spesso anche a noi, perché noi come creature siamo in dovere di rendere grazie della nostra esistenza a Dio continuamente. Se riuscissimo a vedere coi suoi occhi il numero di grazie continuamente gli ci fa, il respiro è una grazia, il battito del cuore è una grazia, la circolazione del sangue è una grazia, ogni nostro atto è una grazia, ogni cosa che c'è fuori di noi è un amore speciale che Dio ci ha dato. A tutto questo amore, a tutte queste grazie, chi corrisponde? Chi le vede, potremmo cominciare a dire, chi è capace di vedere l'amore di Dio sparso dappertutto, fuori e dentro di noi? E poi a questo amore, chi è capace di contraccambiare? Capite che Gesù vuole la nostra attenzione, vuole che il nostro unico desiderio sia di vivere in Lui e di lasciar vivere Lui in noi, affinché Lui stesso possa rendersi grazie delle sue grazie, delle sue opere. Prendere da Dio e dare a Dio Dio è proprio l'azione dei figli della divina volontà. Cosa abbiamo di nostro che non ci è stato donato? Solo il peccato, ma quello a Dio non interessa, anzi è l'unica cosa che ci fa uscire dalla divina volontà. Ma essendo noi poveri, non possedendo nulla, Dio dice, prendete tutto ciò che è mio, smuovete le mie fontane, smuovete le mie cose, mettete in movimento tutto ciò che mi appartiene, fate vostro ciò che è mio e ridonatemelo, e io lo vedrò come se fosse vostro.
non le guarderò come cose mie, ma come cose vostre, e basteranno per poter ringraziare Dio di tutto, impetrare questo regno, chiedere la salvezza delle anime, riconoscere la gloria di Dio in noi e in tutta la creazione. Gesù poi passa al terzo punto. La terza, dice, delle ferite mortali è l'ostinazione. Che ferita mortale al mio cuore! L'ostinazione è la distruzione di tutti i beni che ho fatto verso la creatura. È la firma di dichiarazione che mette le creature di non più conoscermi, di non apprezzarmi più. È la chiave dell'inferno, l'ostinazione, in cui la creatura va a precipitarsi. Un'anima ostinata fino alla fine ha già decretato dove vivrà per l'eternità. Ed il mio cuore ne sente lo strappo, mi si fa in pezzi e mi sento portar via uno di quei pezzi, perché noi siamo parte di Dio. Dio nel crearci ha messo una scintilla del suo infinito dentro di noi, ci ha fatti per Lui e siamo Suoi. E quando un'anima si perde, il dolore più grande che Dio può sentire e provare, perché è una parte di se stesso che si perde. Che ferita mortale, dice Gesù, è l'ostinazione. Figlia mia, entra nel mio cuore e prendi parte a queste mie ferite. Ecco la compartecipazione che ci chiede Gesù. Questo può capitare anche che magari distrattamente guardiamo, non so, un telegiornale, qualcosa, in questi anni stiamo vedendo sempre molte tragedie, no? E magari rimaniamo lì davanti a quelle immagini senza sapere che dire, senza sapere che fare. Gesù ci insegna come vivere tutto ciò che ci mette sotto gli occhi. Anche in quelle scene, anche in quelle situazioni, dice Gesù, entra nel mio cuore e prendi parte a queste mie ferite. Sono le vite che Gesù ha messo fuori, che stanno morendo, che si stanno distruggendo l'una con l'altra. Cosa fare allora in quei momenti? Entra nel mio cuore, compatisci il mio cuore straziato, soffriamo insieme e preghiamo. Ecco, Gesù ci dice anche come vivere questi momenti, che purtroppo sono momenti di sofferenza per l'umanità. Io sono entrata nel suo cuore, dice Luisa, com'era doloroso, ma bello soffrire e pregare con Gesù. Quindi vedete che comunque entrare nella divina volontà, nonostante tutti i mali che intorno a noi, gli uomini senza Dio, in opposizione alla volontà di Dio, continuano a mettere in atto, abbiamo una possibilità di operare per convertirci tutti, abbiamo una possibilità per riparare, per cercare la pace, per cercare la conversione. Entrando in Gesù, tutto ciò che esiste rimane così com'è, però com'è bello stare con Gesù. Allora ecco, è anche il nostro sollievo giornaliero, è anche il nostro rifugio giornaliero, e tutto deve essere usato come pretesto per entrare nella divina volontà, anche le cose che apparentemente non ci sembrano, che ci facilitano questo ingresso. Tutto, anche le brutte notizie, anche le pene che soffriamo, tutto deve essere utilizzato per, come richiamo, dice Gesù, per poter entrare nella mia volontà. E entrando nella volontà di Dio, fondendosi con l'umanità di Gesù, ecco che tutta la sofferenza si trasforma in bellezza, in pace, in armonia e in speranza certa che Dio opererà, perché l'ultima parola sarà sempre di Dio. L'uomo può fare tutto il male che vuole, dice Gesù in un brano a Luisa, ma se mettiamo insieme tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi, non possono avere la stessa potenza di un atto solo fatto nella mia volontà. Ora pensate a quanti atti ciascuno di noi può fare durante la giornata. Se un atto solo sorpassa tutti i mali di tutti gli uomini di tutti i tempi, che potenza di bene, che misericordia, che avvento del regno, che potenza hanno invece gli atti divini che possiamo fare in tutta la nostra giornata. Carissimi, come sempre siamo giunti alla fine e quindi restiamo dove eravamo prima, nel cuore della mamma, dove vogliamo vivere questo dono della divina volontà. E da questo dono, da questo cuore instancabilmente chiediamo che in ogni nostro atto la divina volontà ci preceda, ci accompagni e ci segua, affinché tutta la nostra vita sia un atto unico di divina volontà. Grazie a tutti e santa giornata.